Buongiorno e ben ritrovati ai microfoni di Controradio Enrico Filotico. Siamo qui in compagnia del presidente dell'ente Fiera del Levante, Ugo Patroni Griffi, nel day after l'ufficializzazione della privatizzazione della Fiera del Levante. 9 voti favorevoli, 2 astenuti, tra questi la Camera di Commercio. La Camera di Commercio, uno degli enti fondatori della fiera, è allo stesso tempo parte della cordata interessata all'acquisto della Fiera del Levante. È per questo che ieri non hanno presenziato alla votazione? E certo, evidentemente c'è un profilo di potenziale conflitto di interessi e per cui da questo momento in poi, fino a quando si conclude il percorso e anche per il futuro, i rappresentanti della Camera di Commercio non possono interloquire nelle decisioni che riguardano il contratto di concessione, così come non potranno in futuro interloquire sulla gestione della concessione e sui controlli dell'adempimento delle obbligazioni assunte da parte del concessionario. Ieri il sindaco De Caro ha commentato: non c'è alternativa, l'unica possibilità che avevamo era chiudere la Fiera del Levante e tenerci in città un nuovo Eudore. Avete mai avuto paura di non riuscire a vendere la Fiera del Levante, o quantomeno di non riuscire a privatizzare quella parte che poi è stata effettivamente venduta? È una fifa blu, direi, su questo argomento. Il settore fieristico italiano è in crisi, quindi è difficile trovare degli imprenditori che abbiano il coraggio oggi di investire in questa attività. E questo credo sia plasticamente dimostrato non solo da quello che è avvenuto a livello nazionale. Ci sono delle fiere storiche che hanno chiuso, Palermo è chiusa e si è trasformata in un resort immobiliare, una fulgoriosa fiera come era quella della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Roma ha in concordato preventivo, Brescia è stata chiusa, alcune fiere come importanti, come la Fiera di Milano e altre fiere italiane mostrano una situazione debitoria molto pesante. Se guardiamo poi a quello che è avvenuto in Puglia, forse si può rendere anche meglio conto di quale sia la situazione reale di mercato. Galatina era gestita da una società mista in cui partecipavano gli enti locali, che è andata in liquidazione, oggi gestita da un privato, e gli immobili sono stati concessi in comodato, quindi praticamente gratuitamente dal comune di Galatina a fronte di interventi di manutenzione sugli immobili stessi. Foggia ha fatto una gara in cui alla fine per 160.000 metri quadri chiedeva un canone di concessione di circa 75.000 euro al netto delle assunzioni del personale e questo bando, seppur apparentemente conveniente, addirittura più conveniente rispetto a quello della Fiera del Levante, è andato deserto e ci sono dei dipendenti che da ormai 5-6 mesi non ricevono più lo stipendio. Quindi questa è la situazione di mercato. In questa situazione credo aver trovato una possibilità di un boom, di un secondo gruppo industriale fieristico italiano, cioè quel gruppo Fiera di Bologna, che insieme a un partnership pubblica, perché la Camera di Commercio è una partnership pubblica, è un ente pubblico economico, abbiano deciso di investire nella Fiera del Levante per creare un gruppo industriale di dimensioni nazionali capace di competere in Italia e all'estero, credo sia una buona notizia. Da dove ripartirà la nuova Fiera del Levante? Quali sono i progetti per il prossimo futuro di questa nuova organizzazione di Fiera del Levante? Beh, loro nella loro offerta hanno previsto l'implementazione di un numero consistente di manifestazioni fieristiche, che arriva fino a 25 nuove manifestazioni. Il punto di partenza è che oggi la Fiera del Levante organizza un'unica manifestazione fieristica, che è la Campionaria. Quindi si arriverebbe praticamente da 1 a 25 nuove manifestazioni. Queste manifestazioni, alcune, la maggior parte, sono rivolte ai consumatori, che è un mercato particolarmente vivace nell'ultimo in fase recessiva. Cinque manifestazioni sono di carattere internazionale specialistico, tra cui la possibilità di replicare nel mercato centro-meridionale delle manifestazioni di successo che fanno parte del pacchetto Fiera di Bologna, quale il Cosmoprof, che è una manifestazione
che è fortemente partecipata e che attira espositori da ogni parte del mondo. La privatizzazione possiamo dire che è solo il fiore all'occhiello del vostro, di un bilancio che si può tracciare alla fine di questi 2 anni. Siete riusciti a dimezzare praticamente il debito dell'ente? Noi avevamo un ente che era tecnicamente fallito, in cui si era perso il principio di continuità aziendale, e che siamo riusciti, a dispetto di ogni regola dell'economia, a traghettare verso quell'approdo che era previsto da una legge lontana della Regione Puglia del 2009 e che finora non era stata attuata. Cioè, in realtà forse non è stato compreso a pieno. La privatizzazione non è una scelta, è un obbligo del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale, è un obbligo imposto da una legge regionale che ha ritenuto che l'attività fieristica non potesse essere più svolta dagli enti pubblici. Un'ultima domanda più un appello: cosa si sente di dire ai cittadini di Bari, che sono sicuramente innamorati della Fiera del Levante? I prossimi anni saranno anni pieni di eventi e manifestazioni, quindi la Fiera del Levante tornerà ad essere il centro della città. Io dico che ci sono tutte le condizioni di un rilancio. Ci sono le condizioni di un rilancio perché oggi la situazione economica è migliore di quella che abbiamo trovato, ci sono delle condizioni di rilancio perché l'amministrazione comunale sta investendo sulla maglia dove insiste la Fiera del Levante, ci sono le condizioni di rilancio perché il piano dei porti prevederà uno sviluppo del rapporto porto-città, e questo rapporto porto-città trova il suo confine proprio nella zona che insiste in prossimità della Fiera del Levante. C'è un gruppo industriale serio che vuole organizzare nel meridione delle attività fieristiche, c'è un gruppo industriale serio, che è quello della Fiera di Bologna, che non ha un centro congressi e che quindi potrebbe sfruttare il centro congressi che noi inaugureremo a settembre della Fiera del Levante per farne il proprio hub congressuale. Quindi, e poi c'è contentezza di aver evitato la chiusura di un bene comune, cioè un bene che era votato alla liquidazione, su cui non si investiva più da tantissimi anni, che oggi ha una prospettiva, ha la prospettiva di un futuro che fino a qualche tempo fa non aveva assolutamente. Allora io ringrazio Ugo Patroni Griffi, presidente dell'ente Fiera del Levante. Grazie a voi, come al solito. Buona giornata.